Buongiorno, grazie mille per la parola e per l'invito, grazie per il video. Diciamo che dopo 2 anni di incontrare i ragazzi è emozionante, mi sento molto emozionato, più di quando sono stato qualche giorno mai in Rai davanti alle telecamere in onda, perché toccare i ragazzi con mano è sempre una grandissima emozione. Ragazzi, ne potete spaventare, ho solamente 20 anni, sono ragazzi come voi, però quello che diciamo mi porta a essere di fronte a voi è semplicemente un mio cambiamento che ho fatto nella mia vita, quello di, come vi ho detto fino a mo', essere partecipe e voler risolvere un problema che sta fra di noi, sta fra noi ragazzi, quello del bullismo e del cyberbullismo. Per farlo non ho fatto come molti adulti o comunque molte persone fanno, semplicemente parlare, fare incontri ragazzi e soprattutto spiegare qual è il problema. Quello che Capasta ha voluto fare è andare un po' oltre, fare qualcosa di concreto contro questi atti. Quindi dal 2016 operiamo per dare a voi ragazzi, e ragazzi anche un po' più piccoli della prima media, delle azioni concrete. Sono 6 semplici azioni che abbiamo chiamato modello ma basta, che appunto sono rivolte quasi esclusivamente a voi ragazzi. Perché? Perché come abbiamo detto fino a mo', i problemi che principalmente riguardano il mondo, comunque la nostra generazione, noi ci siamo sempre davanti, come ha detto Luca, quindi siamo noi a poter capire qual è davvero il problema e soprattutto come poter risolvere eventuali drammi, come appunto il bullismo e il cyberbullismo. Noi abbiamo voluto fare questo, siamo andati in tante classi, in tante scuole, e abbiamo incontrato tanti ragazzi che ci hanno un po' spiegato qual è la problematica e con questo abbiamo cercato di risolvere questi piccoli problemi. Adesso io vorrei raccontarvi questo problema basta, ma Luca mi ha dato 5 minuti per raccontare il tutto, quindi magari vi lascio magari uno spunto, perché comunque abbiamo un sito internet www.basta.org dove poter magari capire qual è questo modello. E in quei 5 minuti vorrei raccontare anche un altro aspetto che da agosto abbiamo voluto toccare, il mondo dello sport. Qua quasi tutti praticate sport, vero? La maggior parte. Bene, quello che abbiamo voluto fare è che abbiamo capito che lo sport dà certi valori ai ragazzi, non lascia indietro nessuno, il fare squadra, che sono valori molto importanti per combattere questo problema, per combattere i soprusi in generale. Quindi cosa abbiamo voluto fare? Vogliamo responsabilizzare questi ragazzi che praticano sport, li abbiamo chiamati tutti i costi, quindi tutti i ragazzi che praticano sport dalle 9 ai 18 anni e che vanno ancora a scuola, e far comprendere loro che hanno un potenziale forse in più, perché lo sport, vi ripeto, insegna dei valori che sono fondamentali. Questi valori devono essere appresi e quello che noi vogliamo fare principalmente è raccontare il modello ma basta, raccontare la storia di ma basta e fare in modo che ogni volta che voi sentite parlare di ma basta, che comprendete qual è, chi è ma basta e quello che fa, diventate voi in ma basta della situazione. Quindi voi dovete essere partecipi del nostro cambiamento. Quindi da questo preciso momento siamo tutti di ma basta, perché adesso tutti abbiamo la responsabilità di combattere contro il bullismo. Con questo cosa voglio dire? Mi prendo 3 minuti in più. Che nel nostro modello abbiamo 2 punti fondamentali, il MAPA Prof e il bullismo. Sono due figure molto importanti, perché il primo, il MAPA Prof, viene letto da voi ragazzi. Quindi cosa dovete fare? Dovete leggere un docente referente per il bullismo nella vostra classe. E da domani potete già farlo. Siete ragazzi magari di quinto superiore, quarto superiore, terzo superiore, non importa, perché quello che importa alla fine è comprendere il messaggio che sto lanciando, che dobbiamo lanciare tutti quanti insieme. Quindi da domani voi potete già eleggere un docente referente nella vostra classe e soprattutto potete eleggere dei ragazzi all'interno della vostra classe chiamati bulliziotti e bulliziotte, che hanno questo compito, questa mancia in più di capire eventuali problemi all'interno della classe e hanno quel carattere, quella forza di parlare. Il trucco è proprio questo, parlare. I problemi si risolvono se si parla, se si dialoga, se si riesce a raggiungere un punto di incontro. E questo è quello che noi a Basta vogliamo tramandare in generale, al di là del bullismo e del cyberbullismo. Poi ovviamente noi siamo specializzati più sotto questo punto di vista, quindi
in questo caso il poliziotto ha quel compito di cercare di aiutare la vittima per non farsi sentire sola, per aiutarla, ma allo stesso tempo deve aiutare anche il bullo, perché il bullo ha dei problemi. Chi si comporta in questo modo ha dei problemi, sei d'accordo con me? Quindi in questo caso il poliziotto ha anche il compito di prendere con sé il bullo e fargli capire che sta sbagliando. Quindi vi ho accennato un po' quello che è la nostra storia, quello che è il nostro racconto, e vi invito magari ad approfondire se vi interessa, però quello che vi invito a fare è da domani attivare queste, inizialmente queste due azioni nella vostra classe, e quello che vi chiedete è tramandato. Quelli di quinto lo devo tramandare a quelli di primo, quelli di quarto lo tramandano a quelli di secondo, quelli di terzo, che sono quelli che stanno al centro, devono dare l'esempio a quelli di primo e quelli di secondo. E poi, non so, avete sorelle, avete fratelli, anche a loro tramandate queste azioni. Ed è questo quello che noi vogliamo fare, quello che abbiamo detto fino ad oggi, quello, ed è il motivo per il quale siamo tutti qua oggi. Dobbiamo essere i change maker e dobbiamo essere noi partecipi del nostro cambiamento. Grazie mille. Abbiamo portato delle storie appunto di giovani che si applicano per portare un cambiamento, e in questo caso diciamo Luigi rappresenta un po' un'evoluzione di quella che è la leadership giovanile, e ci teniamo tantissimo al fatto che potesse raccontare una storia di cambiamento che parla proprio dai programmi dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, e quindi per questo solo questa piccola parentesi, grazie. Grazie Lucia, buongiorno a tutti. Io in realtà qui sono già venuto qualche anno fa per fare appunto, portare testimonianze e per promuovere i programmi dell'Agenzia Nazionale, per cui Erasmus Plus e Corpo Europeo di Solidarietà. Dopo l'intervento di Mirko, a cui faccio i complimenti, io non ho molto altro da aggiungere. Vorrei darvi solo un piccolo contributo da ex giovane. Io rappresento l'associazione INCO di Molfetta, un'associazione che è nata quando io avevo la vostra età, dopo un'esperienza di volontariato europeo all'estero, e con alcuni amici abbiamo creato un'associazione che potesse dare agli altri le stesse opportunità che abbiamo avuto noi quando avevamo appunto 20 anni. Poi la cosa si è evoluta, abbiamo una sede in Trentino, una sede a Molfetta dal 2016. Con voi però volevo fare un esperimento, non so se si può fare per introdurre il discorso. Vi chiedo di alzarvi in piedi, e di chiudere gli occhi. Alzatevi pure in piedi, fermi però. Così non creiamo assembramenti. Vi chiedo di fare silenzio perché abbiamo solo 30 secondi, quindi chiudere gli occhi e al mio tre, con gli occhi chiusi, contare dalla vostra mente fino a 30, e poi quando secondo voi siete arrivati a 30, aprite gli occhi, alzate il braccio e rimanete in silenzio. Ok? Pronti? Chiudete gli occhi? 1, 2, 3. C'è qualcuno che ha ancora gli occhi chiusi, va bene così? Ok, perfetto. Grazie, potete sedervi. Allora, io sono rimasto con gli occhi aperti e vi dico quello che ho visto io. C'era qualcuno che ha alzato il braccio a 10, qualcuno a 20, qualcuno a 27, pochi, qualcuno a 30, qualcuno a 40 e qualcuno si è preso un minuto. Perché abbiamo fatto questo esperimento? Perché volevo farvi capire come tutti abbiamo delle storie e dei background diversi, tutti abbiamo dei sogni e delle passioni diverse, che magari si riflettono anche in uno degli aspetti fondamentali della nostra vita, che è la concezione del tempo, perciò ognuno ha alzato il braccio in un momento diverso, perché ognuno, a seconda del proprio background, ha una concezione diversa del tempo. E questo è perfettamente normale. Quindi ci siamo chiesti, perché nella scuola,
perché nella scuola, abbiamo preso due foto, una classe degli anni 60 e una classe degli anni di oggi, degli anni 2000, e abbiamo visto che c'era una insegnante che insegnava, degli studenti che ascoltavano le lezioni, magari alzavano la mano per parlare, e siamo detti, ma qui da allora adesso non è cambiato nulla. Ma com'è possibile usare lo stesso metodo e gli stessi strumenti per insegnare a ragazzi, a studenti che hanno background, vite vissute diverse, passioni, sogni diversi? Quindi ho detto, perché non utilizziamo uno degli strumenti dell'Agenzia Nazionale dei Giovani, che è il Servizio Volontario Europeo? Allora, cosa abbiamo fatto? Dal 2016, credo primi in Italia, mi confermerà la direttrice, abbiamo fatto sì che le scuole, abbiamo scritto un progetto per le scuole, un progetto dove le scuole potessero ospitare dei volontari europei, non come dei lettori, ma dei giovani, under 30, che potessero tirar via i banchi, prima di tutto, ok? Quindi portare questa idea di apprendimento non formale, di protagonismo, di partecipazione all'interno di un contesto formale. Non è stato facile, non è stato facile perché nelle scuole sapete bene che appena qualcosa è diverso dallo standard, diciamo, ci facciamo tutte procedure, ma le esperienze che mi hanno avuto sono state a quasi totalità casi di successo. E che cosa è successo dopo aver ospitato e dopo aver avuto relazioni, rapporti, confronti con i giovani europei? Che è successo che gli studenti si sono entusiasmati, sono appassionati allo studio della lingua, alle tematiche europee, più che se questa cosa l'avesse fatta un docente. Spesso è successo che i volontari europei a scuola sono diventati una via di mezzo tra il docente, l'amico, lo studente, il confidente, quindi alla fine poi uscivano insieme, hanno fatto progetti personali insieme. E che cosa è successo? La cosa di cui io sono più orgoglioso è che nel 2018 abbiamo fatto un altro esperimento, abbiamo chiesto a un gruppo di studenti del liceo scientifico di Molfetta di provare a scrivere uno scambio di giovani con i volontari europei. Abbiamo insegnato loro come si trovano i partner, però diciamo il formulario e tutta la fase organizzativa, le attività ne hanno pensate loro. Abbiamo scritto questo progetto, abbiamo candidato, il progetto è stato approvato, il progetto si è effettuato nel 2019. E che è comunque una bella sera alla quale ispirarsi. Io veramente penso che Luca, noi appunto parliamo di generazione change makers qui oggi, delle serie di leadership giovanile, grazie a loro, grazie alle testimonianze che ci sono state oggi raccontate, e possiamo proprio dire, veramente rendiamoci conto, entriamo nella mentalità che è come quando uno si guarda allo specchio e dice però oggi vorrei andare alla partita perché voglio diventare biondo. Devi fare un passo, devi fare qualcosa, devi prendere il telefono e prendere un appuntamento, no? L'appuntamento col cambiamento è esattamente quella roba lì, solo che anziché puntare, ovviamente stiamo facendo l'esempio più comune al cambiamento, no? Possiamo puntare a tanti grandi cambiamenti che però partono dalle piccole cose. Quindi io ci tengo tantissimo a sottolineare questo aspetto, perché è un po' quello che secondo me oggi è emerso, e quindi è interessante renderci conto insieme che veramente sono tante piccole cose, piccole, non servono. Loro poi hanno messo a frutto competenze, hanno messo a frutto la rabbia per l'ingiustizia, la promozione di diritti umani, quindi qualcosa di veramente importante. Però queste sono delle cose che nascono dal osservare attentamente la realtà di giorni e dire ok, non devo girare la testa, posso fare qualcosa, che posso fare? È allora, vi faccio la domanda, quanti di voi pensano che questo mondo abbia dei problemi? Quanti di voi pensano che potete impegnare voi stessi per risolvere questi problemi? Speriamo di aver alzato il mondo. Mai più. Se avete domande, magari alzate la mano, poi io prendo nota di chi vuole fare domande. Intanto ho una domanda che faccio a voi tre ancora, così intanto le raccogliamo le domande che arrivano. E la domanda è legata un po' alla sostenibilità. Abbiamo capito quali sono stati i da fare, ma l'abbiamo sentito da tantissime persone. Quando ci si impegna, si fa fatica. Ed è faticosissimo.
Quindi chi me l'ha fatto fare l'abbiamo visto, ma questo vostro impegno sociale, culturale, vi ha portato al punto di essere personaggi? Siete persone più felici o siete persone più stressate? Questa è la parte semplice. Però più in generale, quali sono i benefici che vi ha portato a livello personale questo vostro impegno? Intanto io magari mi segno chi vuole intervenire con la tua. Allora, diciamo che la persistenza, la perseveranza è un po' il problema dei nostri giorni, nel senso che bisogna essere più interessanti di un cellulare, bisogna essere più interessanti di un giro in monopattino, tanto tutte queste cose, diciamo, dell'ultimo anno. Però io questa domanda la faccio, diciamo, faccio un tanto di notazione pratica. Adesso non c'è qualcuno, tutti quelli che sono passati per l'info, perché alzare una mano. Per l'info, ne abbiamo tre, lì ne abbiamo due. Questi sono esempi di persone, esempi di persone che hanno partecipato a progetti europei, finanziati dall'Agenzia Nazionale Giovani, e hanno cambiato le loro vite. Quindi io credo che questo sia il cambiamento porta alla felicità e porta al benessere dei giovani. Luca, rispondi alla domanda. Faccio questo piccolo riflessione. Quando si fanno cose che ti piacciono, si può mai saltare? Beh sì, una parte di... Ragazzi, quando voi praticate uno sport, una partita di calcio, una partita di pallavolo, vi stancate fisicamente, mentalmente vi stancate e vi divertite? Divertiamo. Sì. È quello che noi ragazzi a basso facciamo. Noi affrontiamo un problema serio, ma ci divertiamo nel farlo. Quando andiamo nelle scuole, quando andiamo a fare il suo parlo c'è da fare. Però quando andiamo nelle scuole mettiamo la musica. Raccontiamo il nostro modello giocando, scherzando, andiamo insieme, andiamo nei materiali. Oppure, per rispondere all'altra domanda nascosta che c'era una domanda di Luca, i benefici che porta. Quando arriva la notizia che in quella scuola dobbiamo venire a parlare, non c'era un attivismo, l'abbiamo fatto perché c'entrava di fatto, nel caso di internet avevamo i fondi per portare i materiali nella scuola, così completamente a caso. E poi ti arriva la mente della dirigente che dice grazie al vostro aiuto abbiamo scoperto casi di bullismo seri all'interno della scuola e viene il mio bisogno, adesso quella vittima non si sa più, non riesce a applicare la sua a piangere, non si deprime più, parla con gli altri, non resta più isolato. Quella è la nostra grande vittoria. Abbiamo salvato delle vite, abbiamo salvato una vittima, abbiamo salvato più vittime nel corso dei nostri anni. Quindi è questa la situazione personale di Mabassa, è una situazione che tutti in quella scuola, o tutti chiunque porta avanti di Mabassa ha nel portare avanti il nostro modello. Grazie. Dal mio punto di vista la cosa più bella è stata creare una rete di conoscenze che vanno in giro per il mondo. Ecco, il goal della partnership è di creare nuove attività, addirittura abbiamo anche mappato con ragazzi dall'Africa, ragazzi dall'America, conosciuto diverse realtà completamente diverse dalla nostra, ma anche all'interno della nostra comunità, no? La mappatura è per tutti, non è solo per il geologo, per il geografo, possiamo mappare tutti e forse questa è una cosa bella, no? Contribuire in questo senso tutti quanti insieme. Grazie. Allora, abbiamo qualche intervento dal pubblico, visto che siamo in presenza, quindi è bello fare del Mi intervengo, ma semplicemente una risposta alla domanda che ha fatto Luca. Luca ha chiesto, siete soddisfatti, siete felici, siete stressati? Per quanto mi riguarda, adesso ex giovane, diversamente giovane, però alla vostra età ero soddisfatto. Quando, e mi sono chiesto tante volte, come posso fare? Ho trovato la gioia quando ho pensato non più a me, ma agli altri. Quindi ho trovato degli amici, ho superato il problema, perché era anche difficile approcciarmi al volontariato, per me ero lontano dal volontariato, ero immerso nelle amicizie e nel divertimento. Però quando ho iniziato a fare qualcosa per gli altri, la mia vita è cambiata. All'università ho messo molto di più perché tutto il tempo che avevo per non studiare era limitato, perché c'era molto meno tempo per non studiare, ma c'era tempo per
per gli altri e tempo per studiare. Ora sono di più, sono diventato felice e quello che vi auguro è proprio quello di pensare agli altri, non solo a voi, e così penserete molto, molto più efficiente agli altri. Ciao, io sono Lorenzo, di non perdere le vostre esperienze. Faccio una domanda che mi interessa personalmente, soprattutto. E volevo chiedervi, nel vostro percorso, penso sia comunque normale, se non lo è, ovviamente, incontrare ostacoli, difficoltà, quindi soprattutto in questo periodo in cui le cose cambiano di giorno in giorno. Volevo chiedervi, ecco, come affrontare il cambiamento, come l'avete affrontato. Rispondo alla primissima domanda, ci sono stati tanti ostacoli, difficoltà, ma forse da parte nostra, nel senso abbiamo paura di non essere capaci di fare questo, non è vero, abbiamo cominciato a piccoli passi insieme, abbiamo un gruppo di diverse competenze che ci sono incastrate e quindi se avete voglia di fare qualcosa fatelo, poi gli ostacoli si superano da soli. Esatto, una delle cose domande che mette in difficoltà, come avete fatto a superare i vostri ostacoli? Inizialmente quando indietro nel tempo gli ostacoli che abbiamo incontrato non so se li potremmo mai definire ostacoli più, perché diciamo che forse siamo chiamati una vasca, quando abbiamo chiamato una vasca siamo proprio piccoli, quindi il nostro piccolo ostacolo in realtà è una cosa che stavamo prendendo. Quindi mi è difficile ricordare gli ostacoli che sono superati, sinceramente. Questo quello che abbiamo superato l'ho appreso e l'ho fatto mio per crescere, per fare un'evoluzione in una vasca. Però sono completamente d'accordo con Rosa, perché gli ostacoli appunto, se noi vogliamo fare una cosa, siamo sicuri di quello che facciamo, non ci sono ostacoli che si finiscono di avere le persone. Il tempo sta per finire, facciamo, abbiamo ancora la certo. Allora, non mi aspetto domande da voi ragazzi, perché so come funziona il blog, ragazzi, so che non saranno domande, però adesso ho una domanda io per voi. Luca, è possibile? Sì, è possibile, è possibile. Se facciamo, vi faccio un video mentre voi urlate ma basta, però basta in questo caso non voglio che sia un urlo contro il bullismo. Lo voglio vedere per voi, anzi voi dovete vederlo come un urlo di liberazione, ma basta una cosa che da oggi voglio cambiare, è una cosa che voglio mettere in punto e voglio in qualche modo da domani svegliare e dire adesso faccio un cambiamento io nella mia vita, ma una qualsiasi cosa, magari mangiare pasta e a pranzo adesso voglio mangiare carne, perché voglio un cambiamento in questo senso, ma basta perché sento che il mio vicino mette sempre la musica quando non è ora e di scuola di suoni, scusa, qua sono per uno perché mi dà fastidio. Quindi se ragazzi voi lo volete, sono ragazzo come voi, quindi non vi obbligo a fare le cose, se lo volete fare, date tutte in piedi, basta la voce, questo turno non basta, lo volete fare? Sì. Sì. Allora, una volta chiedo anche il tuo aiuto. Sì. Io ricordo a tutti, abbiamo aperto una call giovani changemaker, abbiamo bisogno poi di sentire le vostre storie, per cui davvero andate sul sito agenziagiovani.it, c'è un'opportunità che è giovani changemaker, raccontiamo e raccogliamo quante più storie di protagonismo giovanile possibile per creare una comunità
di giovani più del cambiamento. Finisco passando poi la parola a Lucia. C'è una frase che noi diciamo a tutti i giovani con cui lavoriamo in tutto il mondo e che un po' è stata detta in modi diversi anche oggi, che è questa: concediti il permesso di cambiare le cose. Concediti il permesso di cambiare le cose, perché è possibile e lo potete fare. Io vi ringrazio e passo la parola a Lucia. Grazie a Luca, grazie alle nostre testimonianze, grazie a chi ci ha ospitato, grazie alla Fondazione Casillo, grazie veramente per questo spazio e grazie a voi. Grazie a voi perché concediti appunto questo permesso, ma probabilmente concediti anche un momento per capire che cos'è che ti piace veramente, che cos'è che ti stimola ad andare verso il cambiamento. Allora io qui vorrei concludere dicendo che forse lancio io qua una sfida a tutti. A questo punto, se mi basta può essere un monitor importante, in questi giorni ognuno di voi fa un video e dice ma basta, da oggi voglio fare questo, ma basta, che riguarda il proprio cambiamento personale o il proprio cambiamento, come diceva prima il nostro ospite, verso gli altri, verso quello che non ci va più di vedere nella nostra vita, non ci va più di vedere in tutto quello che facciamo nella nostra quotidianità. Quindi aspetto che tagliate l'agenzia giovani su questi video, vi aspetto, fatevi, io sono la prima a farlo, l'unica settimana. Però ecco, diciamo veramente, cogliamo l'occasione dell'incontro di oggi per parlare di cambiamento, ma anche per andare alla radice del cambiamento e dire che la radice del cambiamento è che ad un certo punto qualcuno di noi si ferma, dice ma basta, e va avanti, incontra quelli che sono i propri sogni, incontra quelli che sono i propri desideri che magari ognuno di noi non ha ancora espresso. Fermiamoci un attimo, spegniamo tutto quello che ci circonda, smettiamo di andare a guardare compulsivamente le storie degli altri su Instagram, concentriamoci su noi stessi. Quindi da lì io sono certa che ognuno di voi che riceveremo un po' di video interessantissimi che racconteranno la vostra proposta di cambiamento. Mettiamo un punto e andiamo verso la generazione Changemakers in questo modo. Grazie. Veramente molto per tutto, non solo per le parole ma per tutte le azioni che avete sollecitato e che credo avranno un seguito. La dimostra la straordinaria partecipazione di stamattina e anche tutti i ragazzi e le ragazze che dalle scuole hanno seguito lo stream. Mi scuso per il disguido tecnico iniziale, ma credo che abbiamo recuperato ampiamente, quindi grazie a Luca Solesina, a Lucia Abbinante, grazie alla Sciocca e all'Agenzia Nazionale, grazie alla Fondazione Vincenzo Casillo, a Cardegna Casillo che promuove sempre azioni sociali ed educative di cambiamento. Il cambiamento è nelle nostre mani. Ecco, vi saluto con queste parole, vi invito soltanto ad uscire dalla scala esterna.